quanto mi riguarda non lo so, insomma, io spero che non sia un'avventura passeggera, ma che sia un ponte verso, non so, verso una maggiore un'uscita dall'anonimato, perché insomma alla fine anche quello lo scopo. Io sono già contentissimo così. Gesù. Un finale girato come sempre senza favole, una palata di merda sul muro che bianco non è. Mario ha fatto un salto giù dal quinto piano, soltanto dispiaciuto che fosse la magica avventura di una lunga vita, è troppo per guardarla ancor più da lontano. Mario ti saluta giù dal piano terra, a te che non lo conoscevi fino a ieri, ma ed oggi frughi i suoi discorsi, i suoi pensieri, e scarichi da internet la grande guerra. Tra il silenzio e l'imbarazzo, i maestri di cattolica creanza, come faremo a dire che era giovane ma senza speranza? Quando abbia pensato alla finestra ancora non si sa, e degna la vita lo è sempre, però era sua la dignità. Volle scritto sulla lapide, perché quando uno muore non diventi quello che non è. Come il Mascetti disse, ragazzi basta o mi diverto più, sporse la testa di fuori e guardò giù, sempre più giù. Grazie a tutti, vorrei presentare un secondo alla batteria Osvaldo Paniccia, un applauso! Violino alla mia destra e Cori e Cazzù alla mia sinistra, Elena Gori e Maria Sbolci, le sorelle Foliseno, grazie. È andata quasi bene, nel senso che a un certo punto mi sono un po' bloccato, ho visto la Madonna come il Melandri in Amici miei 1 e mi sono bloccato per pochi interminabili secondi, che forse erano un po' meno. Per il resto è andata, direi, benissimo, sono riuscito a dire più o meno quel che volevo dire. Il pezzo credo sia uscito bene, lo spero, anche se devo dire che avevo la testa abbastanza chiusa, però credo che sia uscito alla fine.